Buongiorno a tutti! Oggi iniziamo la giornata con una bella maschera per capelli, questa di Fructisa, la banana, è una delle mie preferite. Io la applico sui capelli asciutti e poi metto una pinza per legarli. Dopodiché passo a farmi una bella doccia. Lo shampoo che sto usando è sempre di Garnier, è sempre la versione alla banana. Non uso balsamo perché, avendo messo la maschera, è sufficiente per rendere i miei capelli belli lisci e districati. Dopo la doccia non dimentichiamoci di prenderci cura delle nostre gambe e dei nostri piedini. Io metto questa crema che trovo fantastica per i piedi, all'eucalipto, è molto rinfrescante, toglie tutte le cellule morte, la trovo veramente ottima. Sulle gambe invece vado a mettere questa crema di Abaha che trovo fantastica, ha un profumo stupendo, lascia la pelle bella morbida e idratata, ma soprattutto tanto tanto profumata, la adoro. Fatto ciò, finisco di vestirmi e non possono assolutamente mancare i miei calzini di pezza. Doccia fatta, adesso mi dedico alla preparazione del polpettone. Allora, partiamo subito con la preparazione del polpettone. Per prima cosa preparo la frittatina da mettere all'interno. Io la faccio con due uova, un pizzico di sale e a volte metto anche un po' di parmigiano. In questo caso ne avevo poco e quindi non l'ho messo perché mi servirà poi per fare l'impasto del polpettone. Allora, prendo una boule dove metto la carne trita, un uovo, il parmigiano e poi un po' di prezzemolo tritato. Aggiungo poi mezzo aglio grattugiato, io lo grattugio perché in questo modo si amalgama meglio il resto. Poi aggiungo mezzo panino ammollato, un filo d'olio, aggiusto un po' di sale e impasto il tutto finché non si amalgamano bene tutti gli ingredienti. Fatto ciò, stendo il mio impasto su un foglio di carta forno, lo stendo della misura giusta per cui voglio fare il polpettone e poi ci metto al suo interno le fette di prosciutto, la frittata, a me piace anche con un po' di mozzarella dentro, ma i bambini non la gradiscono e quindi non la metto. Fatto ciò, arrotolo il tutto e creo il mio polpettone.
lo metto in forno, inizialmente lascio la carta forno, nell'ultimo quarto d'ora la tolgo e accendo il grill in modo che il polpettone venga leggermente gratinato sopra. Metto in forno preriscaldato a 200 gradi per mezz'ora. Oggi c'è una bella giornata fuori, c'è il sole, si sta bene e quindi siamo anche dell'umore giusto, nonostante il periodo. Allora, oggi vi voglio parlare di una nuova scoperta. Ho scoperto questa azienda, quindi questi prodotti di cui vi sto per parlare, su Instagram. Non ricordo più chi, ma ho visto una stories in cui si parlava di questi prodotti e si proponeva un buono regalo di 50 euro da spendere sul sito di questa azienda di cui adesso vi parlo. L'azienda in questione è la Baro Cosmetics, è un'azienda 100% made in Italy, i prodotti sono tutti certificati Bio Basic Europe, non hanno alcol, vasellina, paraffina, parabeni, siliconi, iodio, non sono derivati da animali, non fanno test su animali, sono cosmetici per viso e corpo e vi dico che cosa ho acquistato. Allora, con il mio primo buono da 50 euro ho acquistato questo siero illuminante antimacchie che sto provando. Non voglio darvi un parere adesso perché comunque è circa una settimana, 10 giorni che lo provo e ho bisogno sicuramente di più tempo, soprattutto per la funzione antimacchie, che è quella, direi che ci va un bel po' di tempo per capire se un prodotto funziona oppure no. Detto ciò, insieme a questo siero mi hanno mandato una maschera viso al vino, questa qua, che non ho ancora provato, ma sono proprio curiosa, con estratti di semi di uva bio coltivata a Barolo, confito estratto di mirtillo, ciclodestrine e acido ialuronico. Insieme a questi mi hanno anche mandato da provare un eyeliner di precisione, questo qua, adesso ve lo faccio vedere, con la punta in feltro, sembra valido, non l'ho ancora provato perché non sono proprio una da eyeliner, però fatto così, appena lo provo vi faccio sapere, non sembra male comunque. Detto ciò, contenta del mio acquisto e soprattutto stupita dal fatto che davvero questo buono di 50 euro fosse vero, perché io sono sempre un po' scettica, ho ricevuto un altro buono da 50 euro in regalo perché mi sono iscritta sul sito di Baro Cosmetics e quindi ho fatto un altro acquisto. Ho preso questo scrub viso e corpo, e questo qui è con estratti di semi d'uva, sempre biologica, sempre coltivata a Barolo. Questo qui l'ho provato un paio di volte già, non è male, non ha proprio un gran effetto scrub come piace a me, però è, per chi ama gli scrub, quelli lievi che non danno troppo, che non hanno troppo potere sfoliante, va benissimo. Questo qui è viso e corpo e ha un ottimo profumo, non è male. Anche questo qui l'ho provato già due o tre volte, perché io gli scrub li faccio di solito una o due volte a settimana e non è male. Insieme allo scrub mi è arrivata anche un'altra maschera come quella di prima, quindi ne ho due in totale. Non contenta, girando su Facebook e guardando un po' le varie cose, io di solito mi faccio un giretto per vedere le notizie, le ultime cose pubblicate, se ci sono novità, eccetera, mi è arrivato l'invito a girare la ruota della fortuna di Baro Cosmetics. E ovviamente io non è che potevo dire di no, ho girato la ruota della fortuna e mi ha portato ad avere un altro buono di 50 euro da spendere sul loro sito. E quindi l'ho utilizzato e ho preso un altro siero, che è questo. Anche il precedente si presentava sempre con la sua scatolina e dentro c'è sempre il siero come l'altro. Questo qui è un siero rimpolpante, tonifica e ridefinisce i volumi del viso. Questo qui non l'ho ancora provato, l'ho solo testato sulla mano. Il profumo non è proprio dei miei preferiti, diciamo.
Però vediamo nel complesso come si comporta e vi faccio sapere. Insieme a questo mi è arrivata ovviamente un'altra maschera, sempre come quelle, come le due precedenti, quindi di queste ne ho tre in totale in omaggio. Di questi tre ordini io ho pagato soltanto i 7,90 € della spedizione. Allora, da quello che ho inteso, questa azienda preferisce non inviare i campioni da testare. Perché secondo loro da un campione, visto che c'è poco prodotto, non si può capire davvero il valore di una crema, di un siero, di qualsiasi altra cosa. E quindi preferiscono regalare questi buoni da €50 per far provare alle persone la full size dei loro cosmetici, che non è male, vi dirò. E quindi hanno adottato questa filosofia. Per il momento io ho preso questi prodotti e mi fermerei qua. Li voglio provare. E magari vi faccio poi un video dedicato sull'utilizzo, su come mi sono trovata e sui miei pareri un po' più in là nel tempo, perché così è troppo poco tempo che li ho ricevuti e che li sto provando, quindi non avrebbe senso darvi un parere adesso. E basta, questo è quanto. Scusate, ma nel frattempo è arrivato il corriere che mi ha portato un pacchettino e credo di avervi detto tutto. Per questo video quindi è tutto. Io vi saluto. Io e Daniele vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Grazie per avermi seguito. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Non dimenticate di attivare la campanella, così sarete avvisati di ogni nuovo video. Ciao! Ciao! Scusate, piccolo spoiler, visto che ho appena ricevuto il pacchettino, vi dico solo che mi sono arrivati i dischetti riutilizzabili. Al prossimo video!